Trovati a questo nuovo speciale, oggi parliamo di pallavolo, parliamo di quello che hanno compiuto i ragazzi della Civicia Volle che hanno conquistato il campionato di prima divisione maschile e hanno ottenuto la promozione in serie D Siamo qui nell'ufficio praticamente della Civecchia Volli, siamo qui alla palestra dell'Istituto Marconi con la Presidentessa Viviane Marozza. Buonasera Buonasera. Finalmente una... torniamo a vincere, vedi il sorriso, sì. <ride> la soddisfazione massima in casa Civita Vecchia Valle per questo traguardo e nel settore maschile È di buon auspicio dopo un momento così difficile, due anni così difficili abbiamo lavorato bene direi. Eh sì, L'anno scorso avete conquistato la promozione in selezione femminile, quest'anno invece la maschile ha primeggiato prevalendo in questo campionato con tutte vittorie per cui praticamente... E avete cercato di fare il voto in questa categoria, ma non è stato facile, però è stata una squadra eh, di grande valore per, eh, per voi, eh, questi ragazzi con la croce guaglia che si è inserito nel, nell'ambiente e avete ottenuto questa promozione. Sì, sono molto contenta della scelta che abbiamo fatto quest'anno con Claudio e ha fatto un ottimo lavoro con i ragazzi in palestra, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del gruppo, eh, perché la vittoria comunque passa da un gruppo unito anche, quindi un ottimo lavoro, eh, duro lavoro, sacrificio dei ragazzi anche che comunque si sono allenati sempre con costanza e siamo stati ripagati, sono, siamo veramente soddisfatti. Sì, sì abbiamo visto che si stanno allenando, poi più tardi andremo a disturbarli in campo, ho già visto che stavano scherzando, batti beccando, in maniera molto cogliardica, poi ho visto anche le immagini della festa, per cui è stata davvero una bella emozione anche per voi in questa, in questa stagione. Poi sentiremo il discorso di, dal punto di vista tecnico con un altro personaggio del mondo cv Volli, però eh, come è stato anche con eh, i ragazzi, i genitori che arrivano da un periodo difficile, quello della pandemia, che anche è bloccato questa stagione perché il mese di gennaio non si è giocato, e poi riprendere con eh, i mille mila recuperi, le partite spostate, ma è stato assolutamente semplice. C'è stata massima disponibilità. Innanzitutto, noi non ci siamo mai fermati, nel senso che comunque abbiamo cercato di tenere i ragazzi, anche più piccoli, in palestra il più possibile, perché sappiamo eh, il valore dello sport e quanto sia stato importante per loro, li abbia aiutati in un momento così difficile. Eh, forse è stata una delle poche attività poi concesse, non quest'anno, che è stato. Mh, siamo andati un po' meglio, però fino all'anno scorso insomma, eh, è stato veramente duro per loro. Quindi eh, abbiamo fatto tanti sacrifici. Eh, I genitori sono stati, ci sono stati vicini e quindi si sono fidati di noi e hanno portato i ragazzi comunque in palestra, nel rispetto chiaramente di tutte le normative. Eh, quindi siamo riusciti a portare a termine una stagione. Eh, Ripeto, facendo grandi sacrifici, ma l'impegno di questi ragazzi poi li ha ripagati. Non soltanto di questi ragazzi, chiaramente, perché ricordiamo che eh, noi partiamo dai bambini di 4 anni col Microvalle, quindi eh, da, da lì in su fino alla Serie C femminile, eh, ci sono tutte le categorie, sia giovanili che appunto le prime squadre. Quindi, tantissimi ragazzi hanno potuto fare sport con noi. Quest'anno, ma insomma, da 15 anni ormai. L'ultimo anno di congiunzione, che poi lega tutti i vari aspetti dal, dai bambini che si avvicinano per la prima volta alla pallavolo, a quelli più grandi, che poi scendono in campo e vincono i campionati. Poi abbiamo trovato già un posto qui nella Baghega, per questi, per la coppa, per il trofeo. Quindi credo che ci sia bisogno di. Sì, 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 sì un posto d'onore insieme alle altre grandi vittorie che abbiamo avuto. Vedi qui dietro poi c'è un pezzo di storia importante di Civitavecchia Volley e quando abbiamo vinto la B2 siamo andati in B1 con le ragazze, qui eravamo a Tolfa. Piena, piena di ricordi, vedi, vedi le coppe, insomma, le targhe, anche nell'altra nell stanza. E 15 anni di storia veramente costruita sul campo con tantissima passione. E grazie ad uno staff meraviglioso, qui ci sono alcuni dei nostri collaboratori: quindi staff dirigenziale e staff tecnico che ringrazio veramente perché. Eh, prima abbiamo parlato dei ragazzi, dei genitori. Ma senza queste persone, Civita Vecchia volley, non, non sarebbe quello che è, non avrebbe costruito quello che è in tanti anni. Entriamo nell'aspetto tecnico con eh, il direttore tecnico Cristiano Cesarini. Ad interim. Ad interim. <ride> Nel senso che io ricopro questo incarico perché. Abbiamo, siamo stati per tanto tempo alla ricerca di un responsabile che si dedicasse a questo aspetto, poi dato che non lo trovavamo mi sono approfondito gli studi, ho preso il, il terzo grado da allenatore e mi sono preparato per poter fare questo ruolo che inizialmente facevo soltanto in attesa di trovare qualcuno, per cui ho fatto la battuta di interim. E, no, guarda, sull'aspetto tecnico posso dirti che... Questa promozione è la punta di un, eh, di un progetto eh, che il direttivo di Civacchia Volley ha studiato in maniera eh, capillare e che ci porterà a raggiungere non so in quanto tempo, perché poi non ci, diamo, non ci siamo dati dei limiti temporali. Ma a raggiungere la massima categoria regionale maschile e a raggiungere eh, la categoria nazionale femminile. Questi sono gli obiettivi. E per raggiungere questi obiettivi si deve passare per forza da una programmazione estremamente attenta e pluriennale. Approfittando di situazioni temporanee non si raggiunge nessuna, nessun traguardo, bisogna vedere bene dov'è l'obiettivo, dove tracciare una linea e perseguirla e seguire quella linea con estrema determinazione. Ed è quello che hanno fatto i ragazzi quest'anno, che già, già lo scorso anno avevano tentato di di fare il passaggio, poi non, non era arrivato per eh, dei cavilli di, di regolamento, ma l'obiettivo era quello di raggiungere eh, questa categoria e è arrivato, e lo scorso anno avevamo l'obiettivo di raggiungere C femminile ed è arrivato e noi diciamo che ci abbiamo una caratteristica con i nostri tempi, ma dove decidiamo di andare andiamo e credo che questo sia il messaggio più chiaro che posso mandare a tutti quelli che ci ascoltano. Questi ragazzi immagino che siano cresciuti anche dal punto di vista tecnico durante la stagione, dall'inizio fino adesso, hanno accumulato energia, hanno accumulato anche eh, esperienza, soprattutto quelli più giovani, abbiamo visto anche ragazzi 2005-2006, per cui eh, è importante questo fattore, poi ci sono altri ragazzi molto più grandi da lì... Eh, Diciamo così, eh, imparano. Devo dirti che ci sono dei giovani che sono andati ben oltre le mie più rose aspettative e stanno dimostrando che veramente col lavoro in palestra, con i tecnici di alto livello messi a disposizione, si raggiungono degli obiettivi. E I ragazzi che abbiamo visto che stanno qui, ma ce ne sono altri, anche altri 4-5 che oggi non erano presenti perché la rosa è molto ampia, hanno veramente dimostrato di, di riuscire a passare da. Sono, sono partiti da, da mini volley con noi e sono giocatori di prima squadra. E nel maschile qui oggi ce n'erano tre, ce ne sono altri 4-5 che mancano. Nel femminile succede la stessa identica cosa. Abbiamo una prima squadra femminile formata da 8-10 giocatrici provenienti dal nostro vivaio e, e soltanto 3-4 cominciano ad essere grandi. Per cui la soddisfazione per noi di creare dal nulla giocatrici comincia a essere sempre più concreta. Sì, una cosa che abbiamo parlato spesso con Alessio Pignatelli, il tecnico della squadra femminile, che alterna le più giovani con le, con le più grandi e l'ha fatto anche nel... Lo sta facendo nella anche stagione. molto Claudio per esempio Claudio ha in rosa 3-4 ragazzi ai quali sta dando spazio e questa credo sia la, la chiave per ottenere poi uno, una crescita continua, perché se ti fossilizzi su un gruppo senza creare poi un bacino di ricambio quello che ti dicevo prima, se vuoi raggiungere un obiettivo, per raggiungere l'obiettivo devi programmare in maniera pluriennale. Ciò significa che mentre quella squadra sta facendo bene tu devi avere sotto. E sotto noi qui che cosa abbiamo? Abbiamo tutta la, tutte le categorie giovanili del livello maschile. Tutte le categorie giovanili maschili significa avere una squadra che fa un campionato con i sedicenni, una squadra con i quattordicenni, una squadra con i dodicenni, più il mini volley, più i bambini del micro volley che Andrea, eh, Andrea allena. Quindi significa crearti il futuro, altrimenti puoi anche decidere di lavorare in maniera estemporanea ma poi quando finisci quelle risorse hai terminato, invece tu devi avere un continuo perché noi abbiamo creato una società con lo scopo di avere, che vada oltre la nostra presenza quindi abbia la possibilità di crescere a prescindere dalla nostra eh, presenza fisica. Abbiamo lanciato l'argomento, facciamo un excursus per quanto riguarda questo settore maschile sta andando, questa stagione che sta volgendo al termine. Sì, eh, allora l'under 13 maschile partendo da, dai più piccolini, eh, mh, per un soffio non si è qualificata alle finali regionali, ma è formata da tutti i bambini che hanno iniziato quest'anno a, a, a giocare a pallavolo e nonostante questo si sono confrontati con grande successo con eh, eh, bambini che giocavano da molto più tempo di loro. In under 15 si sono classificati eh, terzi in eh, classifica. E hanno fatto un ottimo risultato anche lì perché anche quelli hanno tutti sotto età e quindi hanno fatto comunque un risultato oltre le nostre aspettative. In under 17 stanno facendo due campionati. Il campionato FIBAB hanno ben figurato, ma loro pure anche lì sono tutti 2006, il campionato era per il 2005, mentre nel campionato OPES al momento sono imbattuti, per cui ci auguriamo che riescano a vincere quel titolo regionale e Poi abbiamo la prima visione che ha fatto il suo dovere e ha vinto il idee del motivo per cui siamo qua. Guardate che è bel tatuaggio è quello di Cinzia Fois, referente del settore giovanile, qui con Andrea Gabelli, anche eh, il del settore, del settore giovanile, giovanile e poi... dai, partendo dal microvolley, quindi dai 3-4 anni che si avvicinano al mondo della pallavolo, allo sport più che altro, dove è la cosa più importante per noi è fare, fare sport ai bambini. Eh, Te parliamo anche più tardi con la squadra della prima divisione. Ma ora con, con questi bambini? È facile portarli alla pallavolo? È facile farli sviluppare? I bambini, che dire, sono belli, bravi. Eh, una cosa che io dico sempre: noi, qui, da noi, i bambini, tutti, dal microvolley alla Serie C, che è la nostra prima squadra. Non sono un numero, sono un nome e un cognome, sono una data di nascita. Sono, si festeggiano i compleanni, ovviamente quando si poteva, adesso con la pandemia, ovviamente no, però che ne so: eh, un compleanno si festeggia e c'è la festa di Natale, la festa di fine anno, cerchiamo sempre di stare tutti quanti insieme. Una cosa per dire, l'altra volta dovevano andare a fare un concentramento di mini volle a orte e una bambina è arrivata e mi ha detto Cinzia ma tu ci sei e quindi mi accorgo di non essere solo una presenza in palestra, quindi vuol dire che loro sentono quello che io do a loro e ricevuto, cioè anche loro lo ricevono quello che io do a loro, però poi ovviamente fanno tutto quanto loro, gli allenatori, no, io li do i completini. Assolutamente È il contributo che dà Cinzia come dirigente, ma come persona che riesce a coinvolgere sia genitori che bambini, sempre e comunque. Ed eccoci qui nella base operativa della palestra dell'Istituto Marconi con il coach Claudio Quaglia che abbiamo Buonasera. disturbato assolutamente durante l'allenamento e felice per questa vittoria di questo campionato ovviamente con tutte vittorie da parte vostra. Sì, è stato un anno particolarmente bello perché vincere tutte le partite non è mai semplice. Loro sono una squadra molto competitiva, sono ragazzi diciamo abbastanza giovani, mischiati con qualcuno un po' meno giovane, molti tanto giovani. È stato un lavoro piacevole perché poi la squadra ha reagito bene. e Sono estremamente felice di quest'anno. Quest speriamo eh. che il prossimo anno sia ancora migliore. A questo punto, che pensate c'è per il futuro? Dopo subito eh, questo no, pensiero: il futuro è che noi quest'anno ci siamo abituati a vincere e speriamo che il prossimo anno replicheremo quello che abbiamo fatto quest'anno. Come hai detto, tutte vittorie però non è stato semplice portare a casa il campionato perché Caprarola è stata sicuramente squadra di valore perché ha vinto tutte le altre partite che ha giocato a parte quelle che ha affrontato la Cicchia cioè, Volle dove è stato sconfitta quindi si è lottato fino all'ultima giornata per poter portare a casa questo, questo campionato. Sì, allora qui da noi abbiamo vinto 3-2 con eh, diciamo, una partita abbastanza equilibrata e, e a fase alterna, eh, ci cioè, alternavamo ai sette, mentre a Caprarola eh, abbiamo ribaltato una partita che perdevamo 2-0 con 9 match point per loro e siamo riusciti noi con un solo match point a chiudere la partita, è stata una partita estremamente bella, io penso che se ce la facciamo a ripeterla sarà una cosa, un sogno, però è stata una giornata veramente piacevole, poi noi infortuni durante la gara, infortuni quindi noi non eravamo neanche al completo, però la squadra ha giocato bene e ce l'abbiamo fatta. Questi ragazzi stanno crescendo, anche stiamo notando questa diversione durante il riscaldamento dell della partitella che stavate disputando, per cui crescono i giovani, si affiatano con il gruppo, quindi sì. a questo punto eh, ovviamente i pensieri vengono facili da, da esprimere. Sì, ci stanno giovani interessanti, anche buoni fisici, buona tecnica, complimenti agli alle allenatori precedenti che hanno fatto crescere questi ragazzi di 16-17 anni. Cioè loro supportano pesantemente il gruppo di Liedubulti, ma prossimo anno faranno parte anche loro di un progetto della squadra. E speriamo che entro breve tempo loro abbiano più spazio all'interno de delle gare. Grazie, Coccia, Adesso andiamo a conoscere questi ragazzi. Ci avviciniamo per punta, abbiamo già sistemato tutti quanti vicino alla rete. Eccoci qua, ci apprestiamo ad arrivare. Ciao, Ciao. Dario Mancin, libero libero e come primo anno qui diciamo non potevo chiedere di meglio perché sono stato accolto subito benissimo è la prima volta che diciamo che sono uno dei più grandi anzi proprio il più grande a parte Andrea al capitano insieme all'altro mio compagno Francesco Viscanti che ormai giochiamo insieme da quando siamo piccoli è stata una bellissima esperienza e speriamo che il prossimo anno ci possiamo ripetere effettivamente. Bene bene, complimenti Dario, Grazie. andiamo a... Ci avvicinavano di... Che... Okay. Ciao, sono Giordano Dominici Centrale e volevo dire solamente congratulazioni a tutti quanti perché dopo svariati anni a lottarci le prime posizioni sempre in testa, là finalmente è arrivata questa meritata serie D. Quindi sono contento, congr congratulazioni a tutti, le applauso. E questo è tutto, grazie. Flavio Di Marco, sono schiacciatore, e sono molto contento di come è andato quest'anno, volevo ringraziare la società e soprattutto i miei compagni che sono stati fantastici nell'accompagno di questa avventura. Sei uno classe? 2000. 2000. Sì. Abbiamo ancora dei più giovani Ciao Ciao, piacere, sono Damiano Gatta, centrale e Diciamo che è stato un anno abbastanza impegnativo sotto tutti i punti di vista e però abbiamo raggiunto un risultato che era da anni che cercavamo e quindi siamo soddisfatti tutti del risultato che siamo riusciti a raggiungere Grazie Damiano Ciao, Ivan Piccolo, palleggiatore Volevo dire grazie a tutti per quest'anno che è stato abbastanza impegnativo anche grazie all'allenatore e finalmente abbiamo giocato una buona pallavolo e siamo in Serie D. Sei un classe? 99. 99. Sto cercando i più piccoli, non riesco a trovare adesso Ciao, Lupo Gabriele, libero. E niente, sono molto soddisfatto del traguardo che abbiamo raggiunto con la squadra. Ci siamo impegnati molto, abbiamo fatto parecchi allenamenti e niente, speriamo di raggiungere anche un altro traguardo più, più importante il prossimo anno. Grazie mille. Ciao, buonasera. Sono Gatta Francesco, sono centrale. Fratello dell'altro eh, l'altro gatta. Sì, sì, ah, sì. Penso che se vedo si sì. nota. E, no, niente, sono contento che di questo nuovo gruppo e comunque abbiamo fondato nuovi giocatori. Sono arrivati e niente, ci siamo trovati subito anche con l'allenatore. Siamo contenti tutti di questa nuova promozione in Serie D nuova esperienza. Speriamo che il prossimo anno sia di vittorie come quest'anno. Grazie di tutto. Tu sei a posto, già ho visto l'orina. Sono stavano Zeppilli, classe 2000 e niente, siamo molto contenti di questo grande obiettivo che siamo riusciti a raggiungere dopo tanti anni e, e niente, congratulazioni a tutti quanti. Grazie. Eh, ciao, buonasera, mi chiamo Daniele Ceccarelli, sono schiacciatore eh, classe 2006 oh, abbiamo trovato vita, e, abbiamo trovato e sono molto, molto contento di questo traguardo anche perché... Eh, diciamo, è un sogno che tutti vogliono vivere. E eh, congratulazioni a tutta la squadra e alla società. Grazie. Buonasera, sono Vandolfi Daniele, l'ho posto l'altro posto della squadra. E niente, come già hanno detto, immagino tutti i tre ragazzi, congratulazioni a tutti quanti, a noi l'allenatore, per la grande vittoria del campionato e anche col Caprarola. E niente, un grande applauso ancora a tutti noi. E niente, in bocca al lupo per il prossimo anno. Buonasera, sono Simone Cracolici, palleggiatore, e classe 2000. È stato un anno comunque impegnativo, ma che secondo me. Sì, è, anche... è iniziato tre partite e subito la pausa di questo campionato. Che... Eh sì, questa pan la pandemia comunque ha messo comunque un po' di peso sul, sugli allenamenti. Ci sono stati un po' di infortuni, comunque i positivi ci sono stati, come tutte le squadre, e quindi hanno un po' rallentato comunque il corso degli allenamenti e di tutto quest'anno che si spera possa continuare anche nei, negli anni successivi. Comunque una buona squadra che siamo tutti amici e ci, ci, ci si diverte. Grazie grazie, grazie, grazie mille. Ciao. Ciao, buonasera. Allora sono Flavio Spettemari, eh, ho 16 anni, quindi classe 2006, gioco schiacciatore. Quest'anno diciamo, siamo riusciti anche noi più piccoli a trovare un po' di spazio all'interno di una scuola comunque di ragazzi abbastanza grandi, quindi cioè, sono contento di aver, di aver ottenuto questo traguardo. Grazie mille. Ciao, sono Scrano Alessandro, classe 2005 e sono molto contento che tutti quanti mi abbiano accolto in questa squadra e anche di lasciarmi anche a volte spazio nelle partite C'è credo da poco? Dato... Eh, sì, più o meno non è che gioco da troppo, saranno 4-5 anni neanche e, eh, centrale e Adesso mi impegnerò per giocare di più nei prossimi anni e, e comunque ci si diverte tantissimo Grazie, grazie Ciao, buonasera, sono Gabriele Cesarini, faccio il libero e volevo dire che sono contento di questo anno. Sono tanti anni che provavamo a vincere questo campionato, quest'anno anche grazie al contributo del, dell'allenatore e dei ragazzi sia giovani che alcuni che sono, si sono aggregati al gruppo siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. e niente, Speriamo bene per il prossimo anno e, e niente. Libero con Flaminia Cesarini, la squadra femminile. Sì. Eh, abbiamo lo stesso ruolo e diciamo siamo una società piena di cesarini insomma. E passiamo al capitano. Eccoci. Ciao, che belli Andrea, e schiacciatore, capitano di questi ragazzi e molto fiero di capitanare questa squadra perché sono ragazzi volenterosi, non hanno mollato mai durante questo periodo che è stato difficile per tutti. Hanno creduto al progetto che la società eh, ci ha dato, quindi di vincere il campionato, era questo il nostro obiettivo e ci siamo riusciti. Quindi un grazie a tutti loro, un grazie all'allenatore e un grazie soprattutto alla società appunto, per averci permesso questo. Chi ha avuto l'idea della maglietta? Sere D, eccice. Eh, eh, Come eh... dicono a Belluno. Era una sorpresa, ce l'hanno regalata eh, prima della partita e... e niente. La partita più difficile di questo campionato? Partita più difficile sia andata che ritorno contro il Caprarola, e guidata da Bruno Morganti, quindi un ottimo allenatore, e... però diciamo che ce la siamo cavata meglio noi, nonostante avessero anche ottimi elementi in squadra. Allora, complimenti, capitano, complimenti Grazie. a tutta la squadra. Grazie a voi.